Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, oggi che è il mercoledì 18 di agosto del 2021, ormai abbiamo già lasciato la prima quindicina del mese di agosto, ormai da alcuni giorni, ma noi continueremo con la forza del Signore a leggere la parola del Signore insieme, perché appunto questo è il tempo di leggere la parola del Signore. Durante questa puntata noi leggeremo capitolo 6 e capitolo 7, parola del nostro Signore, sempre del libro di Secondo Re. Secondo Re, capitolo 6, parola del Signore. I discepoli dei profeti dissero a Eliseo, ecco, il luogo dove noi ci raduniamo in tua presenza è troppo stretto per noi. Lasciaci andare fino al Giordano, ciascuno di noi prenderà una trave e ci costruiremo un locale dove possiamo riunirci. Eliseo rispose, andate. Uno di loro disse, ti prego, vieni anche tu con noi e i tuoi servi. Egli rispose, verrò. Così andò con loro. Quando giunsero al Giordano, si misero a tagliar legna. Mentre uno di loro abbatteva un albero, il ferro della scure gli cadde nell'acqua. Perciò egli cominciò a gridare, ah, mio signore, l'avevo preso in prestito. L'uomo di Dio disse, dove è caduta? Quello gli indicò il luogo. Allora Eliseo tagliò un pezzo di legno, lo gettò in quel medesimo luogo, fece venire a galla il ferro e disse, prendilo. Quello stese la mano e lo prese. Allora il re di Siria faceva guerra contro Israele e si mise in un consiglio che tenne con i suoi servitori e disse, io porrò il mio accampamento nel tale e tal luogo. L'uomo di Dio mandò a dire al re di Israele, guardati dal trascurare quel luogo, perché vi stanno scendendo i siri. Allora il re di Israele mandò gente verso il luogo che l'uomo di Dio gli aveva detto e circa il quale era stato preavvisato. E là si tenne in guardia. Il fatto avvenne non una né due, ma più volte. Questa cosa turbò molto il cuore del re di Siria, che chiamò i suoi servitori e disse loro, fatemi sapere chi dei nostri è per il re di Israele. Uno dei suoi servitori rispose, nessuno, o re mio signore, ma Eliseo il profeta che sta in Israele fa sapere al re di Israele persino le parole che tu dici nella camera dove dormi. Allora il re disse, andate, vedete dov'è e io lo manderò a prendere. Gli fu riferito che era a Dotan. Il re vi mandò cavalli, carri numerosi, soldati, quali giunsero di notte e circondarono la città. Il servo dell'uomo di Dio, alzatosi di buon mattino, andò fuori e vide che un gran numero di soldati con i cavalli, con i carri, accerchiava la città. Il servo disse all'uomo di Dio, ah, mio signore, come faremo? Quelli rispose, non temete, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Ed Eliseo pregò e disse, signore, ti prego, apri gli occhi perché veda. E il Signore aprì gli occhi del servo, che vide a un tratto il monte pieno di cavalli, di carri di fuoco intorno a Eliseo. E mentre i siri scendevano verso Eliseo, questi pregò il Signore e disse, ti prego, acceca questa gente. E il Signore li accecò secondo la parola di Eliseo. Allora Eliseo disse loro, non è questa la strada e non è questa la città, venite dietro a me e io vi condurrò dall'uomo che voi cercate. E li condusse a Samaria. Quando furono entrati a Samaria, Eliseo disse, oh Signore, apri loro gli occhi affinché vedano. Il Signore aprì loro gli occhi e a un tratto videro che si trovavano nel mezzo di Samaria. Il re di Israele, come li ebbe veduti, disse a Eliseo, padre mio, li devo colpire, li devo colpire. Eliseo rispose, non li colpire. Colpisci tu forse quelli che fai prigionieri con la tua spada e con il tuo arco? Metti loro davanti del pane e dell'acqua affinché mangino e bevano e se ne tornino dal loro signore. Il re di Israele preparò loro abbondanza di cibi e quando ebbero mangiato e bevuto li congedò e quelli tornarono dal loro signore e le bande di Siri non vi vennero più a farne incursioni sul territorio di Israele. Dopo queste cose, Ben-Hadad, re di Siria, radunò
tutto il suo esercito salì contro Samaria e la cinse d'assedio. Ci fu una gran carestia in Samaria e i siri assediarono in modo tale che una testa d'asino si vendeva a 80 sicli d'argento e il quarto di un cab di sterco di colombi a 5 sicli d'argento. Mentre il re di Israele passava sulle mura, una donna gli gridò: «Aiutami, o re, mio signore!» Il re le disse: «Se non ti aiuta il Signore, come posso aiutarti io? Con quel che dà dall'aia o con quel che dà il frantoio?» Poi il re aggiunse: «Che fai?» Lei rispose: «Questa donna mi disse: dammi tuo figlio perché lo mangiamo. Oggi, domani mangeremo il mio. Cosa abbiamo fatto cuocere mio figlio e lo abbiamo mangiato. Il giorno seguente io gli disse: dammi tuo figlio, se no perché lo mangiamo. Ma lei ha nascosto il suo figlio». Quando il re udì le parole della donna, si stracciò le vesti, e mentre passava sulle mura il popolo vide che sotto sulle carni portava il cilicio. Il re disse: «Mi tratti Dio con tutto il suo rigore se oggi la testa di Eliseo, figlio di Safat, rimane sulle sue spalle». Eliseo se ne stava seduto in casa sua e con lui stavano gli anziani. Il re mandò avanti un uomo, ma prima che questo inviato giungesse, Eliseo disse agli anziani: «Vedete questo figlio di un assassino? Manda qualcuno a tagliarmi la testa. Badate bene, quando arriva l'inviato, chiudete la porta, tenetela ben chiusa in faccia. Non si sente già dietro a lui il rumore dei passi del suo signore?» Egli parlava ancora con loro quando ecco scendere verso di lui l'inviato che disse: «Ecco, questo male viene dal Signore, che ho più da sperare dal Signore». Secondo Re, capitolo 7, parola del nostro Signore. Allora Eliseo disse: «Ascoltate la parola del Signore, così dice il Signore: domani a quest'ora, alla porta di Samaria, la misura di fior di farina si avrà per un siclo e le due misure d'orzo si avranno per un siclo. Ma il capitano sul cui braccio il re si appoggiava rispose all'uomo di Dio: ecco, anche se il Signore facesse delle finestre in cielo, potrebbe mai avvenire una cosa simile? Eliseo rispose: ebbene, lo vedrai con i tuoi occhi, ma non ne mangerai. C'erano quattro lebbrosi presso l'entrata della porta della città, i quali dissero tra di loro: perché ce ne stiamo qui in attesa di morire? Se diciamo entriamo in città c'è la fame. Se noi vi morremo, se restiamo qui, morremo lo stesso. Dunque venite, andiamo a bruciarci nell'accampamento dei siri. Se ci lasciano vivere, vivremo. Se ci danno la morte, morremo». Sull'imbrunire si alzarono per andare all'accampamento dei siri e come giunsero all'estremità dell'accampamento dei siri, ecco che non c'era nessuno. Il Signore aveva fatto udire nell'accampamento dei siri un rumore di carri, un rumore di cavalli, un rumore di grande esercito, tanto che i siri avevano detto fra di loro: «Il re di Israele ha assoldato contro di noi i re degli Ittiti, i re degli Egiziani, perché vengono ad assalirci». Essi erano alzati e si erano fuggiti all'imbrunire, abbandonando le loro tende, i loro cavalli, i loro asini e l'accampamento, così come erano fuggiti per salvarsi la vita. Quei lebbrosi, giunti all'estremità dell'accampamento, entrarono in una tenda, mangiarono, bevero e portarono via argento, oro, vestiario e andarono a nascondere ogni cosa. Poi entrarono in un'altra tenda e anche di là portarono via roba che andarono a nascondere. Ma poi dissero fra di loro: «Noi non facciamo bene, questo è giorno di buone notizie e noi tacciamo. Se aspettiamo finché faccia giorno saremo considerati colpevoli. Ora venite, andiamo a informare la casa del re». Così partirono, chiamarono i guardiani della città e li informarono della cosa dicendo: «Siamo andati all'accampamento dei siri e non c'è nessuno, né vi si ode o voce d'uomo, non si sono
Non vi sono neanche i cavalli legati, gli asini legati e le tende intatte. Allora i guardiani chiamarono e fecero sapere la cosa dietro il palazzo reale. Il re si alzò di notte e disse ai suoi servitori: vi voglio dire io che in quel che ci hanno fatto i siri, sanno che patiamo la fame. Sono quindi uscite dall'accampamento a nascondersi per la campagna dicendo: appena usciranno dalla città li prenderemo vivi ed entreremo nella città. Uno dei suoi servitori gli rispose: ti prego, si prendono 5 dei cavalli che rimangono ancora nella città, guardate, sono come tutta la moltitudine di Israele che c'è rimasta, sono come tutta la moltitudine di Israele che muore di fame, e mandiamo a vedere di che si tratta. Presero dunque 2 carri con i loro cavalli e il re mandò degli uomini sulle tracce dell'esercito dei siri dicendo: andate e vedete. Quelli andarono sulle tracce dei siri fino al Giordano. Tutta la strada era piena di vestiario e di oggetti che i siri avevano gettato via nella loro fuga precipitosa, e gli inviati tornarono e riferirono tutto al re. Allora il popolo uscì e saccheggiò l'accampamento dei siri, e una misura di fior di farina si ebbe per un siclo e 2 misure d'orzo per un siclo, secondo la parola del Signore. Il re aveva affidato la guardia della porta al capitano sul cui braccio s'appoggiava, ma questo capitano fu calpestato dalla folla presso la porta della città e morì. Come aveva detto l'uomo di Dio quando aveva parlato al re che era sceso a trovarlo. Difatti, quando l'uomo di Dio aveva parlato al re, aveva detto: domani a quest'ora alla porta di Samaria 2 misure d'orzo si avranno per un siclo e una misura di fior di farina per un siclo. Ma quel capitano aveva risposto all'uomo di Dio e gli aveva detto: ecco, anche se il Signore facesse delle finestre in cielo, potrebbe mai avvenire una cosa simile? Ed Eliseo gli aveva detto: ebbene, lo vedrai con i tuoi occhi, ma non ne mangerai. E così avvenne, fu calpestato dalla folla presso la porta della città e morì. Parola del nostro Signore. Ti aspetto domani quando noi continueremo la lettura della parola del nostro Signore, perché questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Un forte abbraccio, un santo bacio nel nome di Cristo Gesù.